Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV, cari amici telespettatori. Prima di iniziare rinnovo i miei auguri affinché il vostro possa essere un felice 2017. E come di consueto invece iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa vedendo insieme le principali notizie dei principali quotidiani regionali e nazionali di questo martedì 3 gennaio 2017. Iniziamo dal quotidiano online Tutto Molise. In risalto buone notizie per l'Ateneo Molisano. L'Unimol infatti guadagna posizioni e si piazza al 45esimo posto tra 61 università statali italiane. E poi Trenitalia, novità per questo 2017, nuovo biglietto elettronico, un mezzo più flessibile che prevede rimborsi. Nel taglio basso, Campobasso, sono tante le speranze dei cittadini per un 2017 migliore di quello appena trascorso, soprattutto per i giovani. Continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. A centropagina continuiamo a parlare dell'Università degli Studi del Molise che prosegue la sua scalata. Leggiamo, l'Unimol guadagna altre 4 posizioni in classifica. L'Ateneo Molisano si è posizionato al 45esimo posto, superando università prestigiose. Il Sole 24 Ore ha pubblicato il consueto report sulla qualità degli Atenei. In vetta restano quelle del Nord. Nel taglio alto invece produttività dei nostri parlamentari. Ruta e Venitelli migliori per OpenPolis. Saldi ad hoc Molise, prevista una spesa media di 250 euro a famiglia, mentre sempre nel taglio alto, addio al corpo forestale, sostituite le insegne via Tiberio. Sempre a Campobasso, tagli alla SEAC da febbraio, mozione dai centristi, mentre a Termoli piazza gremita e commozione per l'ultimo abbraccio a Don Ulisse. Venafro, la Madonnella è una discarica a cielo aperto, Isernia mostra It's for Africa e scontro aperto in maggioranza. Ancora Isernia, bando per 3 postazioni, differenziata, tutto pronto per l'arrivo delle ecoisole informatizzate. Ancora in provincia di Isernia, precisamente ad Agnone, non si ferma all'Alto dei Carabinieri e forse il posto di blocco. Nel taglio basso leggiamo che da giovedì arriva la perturbazione, una perturbazione gelida, neve e gelo, infatti in arrivo sul Molise sarà un'epifania imbiancata. Passiamo adesso allo sport, Serie D, Campobasso, con il Pineto rientra il capitano in prota, Agnonese invece è sul mercato a caccia di una punta centrale. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di Primo Piano Molise. In risalto GAM si ferma anche l'incubatoio. Ieri nell'impianto solo la vigilanza e un paio di operai per terminare lo svuotamento. La prospettiva è una ripartenza sotto l'insegna di Amadori, ma resta la preoccupazione. L'amministratore Berchicci rassicura, stop tecnico in attesa che Agricola Vicentina realizzi la ristrutturazione. E poi ancora la classifica, i migliori Atenei sono al nord, ma crescono le quotazioni dell'Unimol che scala 4 posizioni. Nel taglio laterale Venafro, rifiuti i sospetti, l'affondo dei 5 Stelle, la politica ha fallito, mentre ad Isernia il rinvio delle udienze sul sito del Tribunale, la giustizia al passo coi tempi. E a Termoli migliaia per i funerali e l'ultimo abbraccio a Don Ulisse, il prete dei poveri. Ancora a Campobasso, una vita dedicata ai bimbi, la grande eredità della dottoressa Maria Lucia Di Nunzio. E poi anche in questo caso vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Arriva il freddo, il superassalto dell'inverno, da giovedì neve e gelo. E a Boiano, chiuso l'asilo di Maiella, si torna a scuola in un prefabbricato. Adesso vediamo insieme invece nel taglio basso le notizie sportive. L'Agnonese chiede l'anticipo al sabato per la prossima gara. Il club chiama a raccolta il pubblico granata, mentre Eccellenza, Vasto Girardi,
patron di Lucente traccia il bilancio, anno indimenticabile. Cambiamo sport, dal calcio alla pallavolo, l'Isernino Sant'Angelo, terzo nella classifica dei bomber, sta trascinando Aversa. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto Caro estinto, a Campobasso i loculi costano il doppio di quelli di Santo Stefano. E poi proseguiamo con una notizia di attualità, fondo per la non autosufficienza, la UIL si espone. Isernia, l'ente provincia di Isernia, appunto, conferisce incarichi dirigenziali illegittimamente, prelevando i soldi per retribuire dal salario accessorio destinato agli altri dipendenti. E ancora attualità, carabinieri, primi controlli del 2017, scattano denunce e sequestri. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali, vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola con il dietro front di Grillo, chi è indagato non deve dimettersi, codice etico in 6 punti, uno scudo per il rischio Raggi, sanzioni non automatiche, valuteremo caso per caso. E poi il PD, ipocrisia, Movimento 5 Stelle si divide, Pizzarotti, avevo ragione io. E ancora via subito al reddito per aiutare i poveri e poi il terrorista venuto dalla Cina, un massacro in 20 minuti. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie del Fatto Quotidiano. A centropagina banche, commissione subito, un anno dopo, rapina impunita, promesse da marinaio. Dicembre 2015, Renzi annuncia l'inchiesta parlamentare. E poi le coste all'asta, Palazzo Chigi non si oppone, AAA Sardegna vende, se un sesto andrà ai privati. Ancora censura da Pitruzzella a Martarella, Mentana, bavaglio al web, idea assurda, impossibile. Nel taglio alto invece leggiamo Movimento 5 Stelle, via i condannati, gli indagati caso per caso, codice etico, oggi al voto sul blog le nuove norme per gli eletti. Vediamo adesso insieme le notizie di Libero. In risalto agonia dell'euro, la Germania annuncia avanti così l'Italia uscirà per disperazione dalla moneta unica e Berlusconi suggerisce una seconda valuta nazionale da affiancare a quella comunitaria. La carica dei 101 euro pentiti, oggi la seconda puntata dei mea culpa dei fondatori, il killer della nostra economia. E poi a centropagina la Spagna che spara per fermare i clandestini, questa è la soluzione proposta dal Premier. E nel taglio basso, morto Renzi, gli altri dormono, leggiamo La Politica e ancora Nel Pantano. Continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. A centropagina indagati, la svolta di Grillo, che è raggiunto da un avviso di garanzia non deve dimettersi, in Turchia è caccia aperta al cinese, forse autore della strage. Ancora nel taglio centrale, bollo auto, in Puglia ha raddoppiato il numero di evasori. Nel taglio alto, Bari, da lunedì operai al lavoro in via Sparano, mentre Puglia sparita la riforma dei consorsi di bonifica. Nel taglio basso, morire da solo in una piazza, la tragedia a Bari di un clochard romeno di 42 anni per una malattia aggravata dagli stenti. Passiamo adesso alle notizie di Avvenire. In risalto leggiamo difendere i bimbi dai nuovi erode, il Papa no a guerra, sfruttamento e pedofilia. Francesco scrive ai vescovi e raccomanda attenzione ai drammi dei più piccoli e tolleranza zero sugli abusi del clero. Nel taglio centrale invece giovani voucher non sono il male, ecco cosa ci serve, emergenza lavoro, parlano le associazioni.
Passiamo adesso allo sport e vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport che titola Con rivuole la Juve. L'attaccante Morata ha manifestato l'idea di lasciare Madrid per ritornare a Torino. Dybala, la società bianconera pronta a blindarlo. Mentre sorpasso Inter per Bebi Gagliardini, accordo raggiunto. Nel taglio alto mercato via, colpi e sorprese, ecco tutti i nomi. Nel taglio laterale l'intervista Uva al calcio, coniugare investimenti e risorse. E poi nel taglio basso biglietti Real Delirio a Napoli, in 7 ore venduti 43.000 tagliandi, una città in coda per la sfida del secolo. E ancora nuovo dirigente Viola, festa a Firenze per il ritorno di Antonioni e City, Guardiola shock, non alleno a lungo, la Premier sempre in campo. Ancora sport, vediamo insieme la prima pagina della Gazzetta dello Sport e leggiamo Internazionale, fatta per Gagliardini, a giugno caccia Verratti e Berardi o Bernardeschi. Nel taglio alto invece mercato al via, cambia la A, Juve su Luiz Gustavo, Toro sbarca i Turber, rinnovo di Donnarumma, spinna del Milan. Nel taglio laterale dossier Schwarzer, un giallo doping lungo un anno dal passaporto al primo controllo. E con questo è veramente tutto, grazie come sempre per l'attenzione, io vi lascio al meteo, vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi auguro una buona giornata, arrivederci. Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del meteo per la giornata di martedì 3 gennaio. La pressione cede ulteriormente favorendo il transito di una perturbazione nel corso della giornata con piogge locali rovesci sulla dorsale, nonché quella anche su Ionica e basso versante adriatico. Migliora entro fine giornata con ampie schiarite dal Molise. Temperature in rialzo nei minimi, lieve calo nei massimi, ulteriore calo poi in serata da nord. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, zero termico nell'intorno di 1750 metri, basso adriatico da mosso a molto mosso, campo basso la minima 2, la massima 6, Isernia la minima 1, la massima 5, Termoli la minima 6, la massima 11. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.